complesso monumentale di San Pietro a Corte, un palinsesto architettonico che racchiude la storia della città di Salerno. La parte più antica è il Frigidarium delle Terme Romane. Muro meridionale in opera mista, laterizio e reticolato, e in basso i tre gradini dividevano la Natazio Grande dalla Natazio Piccola, così come i due fori individuano la massima profondità della vasca fredda. Sul versante opposto la tomba di Socrates, Vir Spectabilis Morto nel 497, chiude quello che di fatto era l'ingresso all'Apoditerium, e lui è il promotore di questo cimitero che si insedia nel materiale alluvionale che di fatto va a ostruire e a distruggere quella che è il complesso termale. I pilastri che si trovano qui al centro e gli altri sette murari visibili all'interno del sito sono invece le fondamenta fatte costruire da Arechi II, già duca di Benevento, che dal 760 giunge a Salerno realizzando un secondo polo commerciale e politico del ducato beneventano. Di fatto questi sono gli unici esempi di architettura civile longobarda che conserviamo in Europa. Essi servono per sostenere il peso dell'aula superiore, la cappella palatina, e da questo momento in poi diciamo che le due strutture avranno vita totalmente separata. La parte superiore rimane ad esclusivo appannaggio dei principi, dei sovrani longobardi, mentre la parte inferiore diventa un cellaro utilizzato anche dalla scuola medica salernitana. Vengono realizzate le due fodere murarie a restringere l'ambiente e vengono realizzate le pitture. Caterina d'Alessandria con la Madonna in trono ed il bambino, e sempre sulla parete meridionale una teoria di santi. Un saluto agli amici di Blog Taormina, da Valentina e dal gruppo archeologico salernitano.